Come tanti, ho imparato a guardare il cinema venendo anche a Pesaro. Parlo naturalmente di tanti anni fa, era all'inizio degli anni 70. Pesaro mostrava, faceva vedere, diciamo, le nouvelle vague di tutto il mondo, si vedevano qui o da nessun'altra parte, e per un giovane cinefilo era fondamentale, non soltanto perché vedeva dei film che altrimenti non avrebbe visto, ma anche perché in questo modo riusciva anche a capire dove il cinema poteva andare, cosa il cinema pretendeva da uno spettatore giovane come ero io allora. Sono nuova critica, non lo so, non penso di avere l'età per dire che cosa. Penso che la critica sia sempre quella, vecchia o nuova, è la capacità di aiutare lo spettatore a leggere l'opera che ha davanti, che si tratti di un film, di un libro, di un quadro, di quello che volete voi. Il nuovo cinema è il cinema che cerca delle strade nuove, che cerca dei modi di esprimersi, di raccontare, di costringere lo spettatore a fare i conti con qualcosa che forse fino a quel momento non aveva mai pensato si potesse vedere in quel modo. Stasera presento Midnight in Paris, è uno dei film del cuore, cioè uno di quei film che uno ha voglia di vedere e rivedere più di una volta. Penso che sia questa la vera discrimine tra un film, tra un capolavoro e un film che uno si porta dentro, proprio perché ti racconta qualcosa che ti tocca. Il piacere di rivedere un modo di raccontare quegli anni, gli anni 20 a Parigi, pieni di artisti che vengono raccontati con molta ironia, e anche poi però con la voglia finale di dire state attenti, non dovete fare i conti col mondo in cui siete e non continuare a rivangare e a inseguire sogni passati.